Questa è Bassano del Grappa, un nome caro a tutti gli italiani, ma soprattutto agli anziani combattenti della Grande Guerra. Un nome che, come quelli di Gorizia, di Monfalcone, di Caporetto, di Nervesa, di Asiago, di Vittorio Veneto e di tante altre cittadine venete, è legato a ricordi tristi e lieti della guerra combattuta 50 anni fa. Ecco, questo è il famoso ponte della famosa canzone. È identico a quello di allora. Da qui, lungo le rive del Brenta, i nostri alpini, i fanti, gli artiglieri partivano per raggiungere le trincee del Grappa. Questa è la strada che conduce sulla sommità della montagna che fu teatro di scontri sanguinosi e che costò la vita a migliaia di soldati, italiani e austriaci. Oggi è meta di continui pellegrinaggi di vecchi combattenti che qui, fra queste pietraie, conobbero tutti i dolori della guerra. Qualcuno, ritrovando il luogo dove aveva combattuto, ha voluto lasciarci un suo ingenuo ricordo. Gli altri, quelli che più non discesero da questa montagna, sia italiani sia austriaci, sono raccolti qui, nell'ossario eretto sulla cima del monte che fu baluardo di difesa per il nostro paese. La battaglia del Piave si è dunque conclusa con una grande vittoria dell'esercito italiano. L'offensiva austriaca, la prima dopo Caporetto, è stata duramente respinta. Siamo nell'estate del 1918. L'intero paese è in festa. La resistenza dei nostri soldati ha restituito agli italiani la fiducia nelle proprie forze. I comandi alleati esaltano apertamente il successo degli italiani e non nascondono neppure la loro sorpresa. I nostri alleati, infatti, non erano ottimisti sull'esito di questa battaglia. Ma ora tutti riconoscono che questi timori erano infondati e sono felici di potersi ricredere. Il successo italiano è perciò salutato con sollievo a Parigi, a Londra, a Washington. D'altra parte, questa importante vittoria italiana, che segnerà l'inizio della ripresa alleata, è valutata nella sua giusta misura anche dal nemico. Ecco infatti cosa scrisse in quei giorni il comandante tedesco maresciallo Ludendorff. Io stesso avevo sollecitato il comando austriaco a sferrare l'offensiva sul Piave. Eliminando l'Italia dal conflitto, avremmo infatti potuto utilizzare le forze austro-ungariche sul fronte francese per la decisione finale. Se ciò fosse accaduto, la nostra vittoria definitiva, che pendeva per un capello, sarebbe stata sicura. Invece, quando ci giunse la notizia che l'offensiva era fallita, che le truppe austriache erano state così duramente battute dagli italiani, sentimmo in cuor nostro che la partita era perduta. Ma se ora sappiamo che quanto accadde in quei giorni sul Grappa e sul Piave, oltre a sconvolgere i piani del nemico, contribuì anche a ridurre notevolmente la durata della guerra, in quel momento la pace sembrava ancora lontana. Non eravamo per niente persuasi che la battaglia avrebbe portato alla fine della guerra. Questa era la nostra sensazione, quindi si pensava che molto probabilmente solo un'offensiva nella primavera del 19 avrebbe portato alla fine della guerra.
Effettivamente tutti gli alti comandi, sia alleati sia nemici, sono convinti che solo nella primavera del 1919 si giungerà alla soluzione definitiva della guerra. In questo momento, infatti, su tutti i fronti la guerra ha raggiunto il suo punto critico. Gli alleati, inglesi e francesi, non osano prendere iniziative prima dell'arrivo in massa dei rinforzi americani. I tedeschi, invece, consapevoli che il continuo afflusso di questi rinforzi finirà per rompere l'equilibrio di forze esistente, stanno giocando alla disperata tutte le loro carte per capovolgere la situazione prima che ciò accada. Già con l'offensiva del maggio del 1918, il maresciallo tedesco Ludendorff era riuscito a operare un clamoroso sfondamento sul fronte francese, come non era più accaduto dall'agosto del 1914. I tedeschi sono ora di nuovo sulla Marna, a soli 100 km da Parigi. Il cannonissimo Berta, così chiamato dal nome della proprietaria delle acciaierie Krupp, dove era stato costruito, può bersagliare il centro della capitale francese. In Francia si vivono dunque giorni di timore e di grande confusione. Anche su quel fronte si sono verificati episodi non molto diversi da quello registrato a Caporetto. Intanto, ricordi terribili riaffiorano alla mente dei parigini quando i giornali ricominciano a parlare della Marna. Su questo fronte, da qualche mese, combattono anche le truppe italiane. Sono i 50.000 uomini del secondo corpo d'armata comandato dal generale Albricci, che il governo italiano ha voluto mandare in aiuto al paese alleato. Di questo corpo d'armata faceva parte l'allora tenente Marcello Cirenei. Fu trasferito in Francia nell'aprile del 1918. Era formato da quelli che erano riusciti a giungere al Piave, non arrendendosi o non essendo costretti ad arrendersi ai tedeschi, e poi si era radunato dapprima nella zona di Parma e poi nella zona di Brescia. Era composto il secondo corpo d'armata della terza e dell'ottava divisione. Una andò in Francia attraverso Modane, l'altra attraverso la via di Nizza. Questa è la situazione all'inizio dell'estate del 1918. 4 anni di guerra sembrano non essere serviti a nulla. I tedeschi, come nel 1914, sono di nuovo alle porte di Parigi. Gli eserciti nemici continuano a combattere ovunque in territorio straniero. I loro confini nazionali non sono mai stati violati. Dovunque, insomma, la situazione generale della guerra non ha registrato mutamenti a favore degli alleati. Anche sul nostro fronte, nonostante il recente successo italiano, tutto rimane pressoché immutato. La stessa linea, dall'astico al mare, continua a dividere i due eserciti. Ma ciò che è cambiato è lo spirito dei nostri combattenti, come ricorda l'allora capitano Ettore Viola. Erano tutti convinti che la guerra sarebbe finita nel 19? A ragion di logica si poteva pensare quello. Ma quando noi abbiamo visto sul Piave e sul Grappa, constatato anzi, il cedimento austriaco, noi abbiamo avuto immediatamente la sensazione che la guerra finiva prima, come in realtà è finita prima. Intanto, dall'altra parte del Piave, nelle terre invase dal nemico, la notizia della vittoria italiana ha risvegliato ansie e speranze. Questa speranza si è estesa anche nelle terre irredente, come nel Trentino e in Venezia Giulia. Da qui, sin dall'inizio della guerra, molti volontari, sfidando la corte marziale austriaca, hanno passato clandestinamente le linee e si sono arruolati nell'esercito italiano. I nomi più famosi sono quelli di Cesare Battisti e di Fabio Filzi. Fra questi patrioti c'era anche il signor Silvio A. Prato. E noi eravamo stati allevati in zona italiana, la nostra cultura era italiana, anche le scuole medie erano in italiano, e perciò è chiaro che i nostri sentimenti dovevano essere italiani.
rivolti verso l'Italia. Noi ci siamo poi arruolati al principio della guerra, quando si è potuto arrivare, insomma. Ma la maggioranza dei cittadini delle terre irredente è stata costretta a rispondere alla chiamata alle armi dell'esercito austriaco, come ricordano due anziani trentini. Era obbligo. Come noi, come sudditi nei cittadini austriaci, si doveva fare soldato. Piacevano, per forza, piacevano, bisognava. Mi sentivo italiano perché non sapevo nemmeno tedesco allora. Dove ha fatto la guerra? In Russia, e sul fronte italiano, sul fronte russo e sul fronte italiano. Anche Giovan Battista Stenico, nato nel 1890 a Lavis, vicino Trento, si sentiva italiano come tanti altri e gli austriaci lo sapevano. Questo lo sapevano e perciò ci hanno tolti via, tanti li hanno tolti via dal fronte italiano e mandati verso la Russia, insomma. Signor Stenico, ricorda qualche suo amico che desiderasse fuggire in Italia? Ma ricordo che alcuni miei compagni sul fronte di Rovereto proprio, che adesso non ricordo il cognome, mi hanno fatto delle interrogazioni, mi hanno chiesto di fuggire, se possavamo, anzi con uno di Rovereto mi ha detto, io stanotte credo che mi diano la consegna di andare a esplorare il fronte, no? Voi venite con me, sì, dico, e saliamo la corda se possiamo. Di dove erano i suoi commilitoni? Ce n'era bosgnacchi, slavi, ungheresi, rumeni, ce n'era di tutte le qualità. Come ci si trovava con tanti commilitoni di nazionalità così diverse? Così si andava d'accordo, meno si cercava di evitare i tedeschi perché non si andava d'accordo. Gli austriaci mandavano sul fronte russo i loro soldati di origine italiana, ma molti riuscirono ugualmente a raggiungere l'Italia. I trentini che prestavano servizio in Austria furono sorpresi dallo scoppio della guerra mentre facevano il servizio di leva. E quindi non potevano facilmente sottrarsi e scappare. E allora hanno sempre pensato che andando al fronte avrebbero potuto lì passare al nemico. Infatti ce ne sono stati parecchi che hanno fatto quella strada lì e che poi da lì sono andati prigionieri liberati dai russi, e che una missione nostra mandata allora in Russia ha potuto poi ricondurli in Italia attraverso, facendo tutta la Transiberiana e arrivando fino in Cina e da lì per arrivare in Italia. Cesare Battisti, ex deputato socialista al Parlamento di Vienna, era stato fra i primi a raggiungere l'Italia per arruolarsi negli Alpini. A Trento vivono ancora molte persone che lo hanno conosciuto personalmente, come la signora Adriana Rigotti. Oh mamma mia, Cesare Battista era un nostro amico di famiglia. Io andavo tutte le sere a portare a casa sua l'Alto Adige, che era un giornale tutti i giorni sequestrato dalla polizia austriaca. Lo mettevo sotto la gonna e lo portavo in casa di Cesare Battisti, era piccola allora, e la signora Bittanti, la signora Ernesta, mi dava una piccola mela e mi diceva: grazie Adrianella, sei stata brava. Dunque pensi che era un rischio per noi, Dopo essere stato catturato sul Monte Corno, Battisti fu condotto a Trento e condannato a morte. I trentini assistettero muti al suo passaggio mentre veniva condotto al patibolo. Io ero sulla porta del mio negozio, ha guardato la trattoria Tre Garofani, che era la sede, bisogna dire proprio la sede, dell'irredentismo trentino. C'era la compagnia della Baga, dove professionisti, professori, tutto il meglio della città, erano convenuti la sera, e di questi era anche Cesare Battisti.
Lui ha guardato se c'era qualcuno lì. Purtroppo era chiuso e allora si è voltato e ha cercato se c'era il mio papà. Mio papà non c'era perché dice se io resto mi mettono dentro e mi ha fatto le raccomandazioni che stia calma anch'io. Io l'ho salutato e lui per ricambiare il saluto si è piegato sulle mani e ha fatto il gesto proprio così di pulirsi un pochino, era legato poverino, di pulirsi e mi ha salutato. Quello è stato il momento, uno dei momenti più terribili della mia vita, perché a vederlo ho pensato dove andava a finire, ed ecco, baldanzoso, mucca è passato. Con la dura sconfitta registrata sul Piave, l'esercito austriaco era venuto a trovarsi in una situazione assai critica. Fallita l'offensiva, fallito il piano di far bottino in territorio italiano e di impossessarsi del raccolto, gli austriaci erano stati ricacciati sull'altra sponda del fiume che avevano tentato inutilmente di varcare. Era forse quello il momento per gli italiani di scatenare l'offensiva finale? La preparazione dell'esercito, delle riserve, non era ancora completa. I ragazzi del 99 dovevano ancora affiatarsi con i vecchi soldati, i vecchi combattenti, dovevano ancora prendere dimestichezza col combattimento. Quindi credo che non sia giusto fare o aver fatto questo appunto al generale Diaz. Effettivamente, in quei giorni il comandante supremo italiano, generale Diaz, fu da qualcuno accusato di non aver saputo trarre profitto dalla crisi in cui versava il nemico. Gli alleati, infatti, avevano insistito affinché scatenasse l'offensiva. E lo stesso comandante interalleato, il generale francese Foch, aveva consigliato Diaz di compiere un attacco offensivo verso la Melette e il Lissier, sull'altipiano di Asiago, allo scopo di creare una potenziale minaccia contro il confine meridionale germanico. Ma anche se oggi si può pensare che una nostra prosecuzione offensiva della battaglia del Piave avrebbe forse anticipato la fine della guerra, in quel momento questa possibilità era assai dubbia. L'allora maggiore Benedetto Maffiotto ha vissuto e ci ricorda quei giorni e quegli avvenimenti. Avevano bisogno di accumulare munizioni in quantitativi assolutamente impensati, munizioni e forse anche bocche da fuoco che dall'industria venivano consegnati con una certa lentezza, perché le bocche da fuoco vecchie di Ghisa, i 149 Ghisa, non potevano adeguarsi, avevano bisogno di bocche da fuoco moderne, capaci di fare un tiro rapido e preciso, obici di 149 a acciaio, Krupp, bisognava accumulare munizioni perché si potessero eseguire le istruzioni per cui il tiro di contropreparazione fosse un tiro fatto a zona. La parola a tappeto allora non era conosciuta, ma è quello che poi l'aviazione ha fatto, a tappeto. Si sciupano munizioni e si risparmiano vite. Inoltre, Armando Diaz era ben consapevole dell'enorme sforzo sopportato dal nostro esercito. E ora, con sole 5 divisioni di riserva rimaste intatte dopo la battaglia, riteneva che non fosse il caso di nutrire sogni ambiziosi. Il nostro comando considerò quindi prudente non pensare sul momento alla grande offensiva. Si limitò a riconquistare, ai primi di luglio, il territorio compreso fra il Piave Vecchio e il Piave Nuovo, all'estrema destra del nostro schieramento. D'altra parte, al nostro esercito mancavano anche i mezzi per trasformare una batosta inferta al nemico in una rotta definitiva. Spingendosi avventatamente avanti, si rischiava nel migliore dei casi di ritornare sulla vecchia linea fortificata dell'Isonzo, dove 3 anni di guerra avevano dimostrato che gli austriaci potevano difendersi meglio che sul Piave. Anche la situazione generale della guerra sembra sconsigliare la precipitazione. La situazione sui vari fronti continua a mantenersi immutata.
i tedeschi sono sempre alle porte di Parigi e i diplomatici germanici sviluppano i sondaggi per indurre inglesi e francesi a trattare una pace che lascerà le cose come erano all'inizio della guerra. Queste trattative segrete suscitano interrogativi e perplessità nei nostri comandi per il timore che le armate tedesche possano riversarsi sul fronte italiano in appoggio all'esercito austriaco. Meglio dunque attendere gli eventi al riparo di una linea che ha già fornito un'ampia prova di resistenza. La decisione di Diaz di rimandare l'offensiva fu dunque presa in base a considerazioni realistiche. Saverio Nitti, che condivideva la tesi del comandante supremo, definì questa decisione amara ma giusta. Sul nostro fronte, comunque, la guerra continua. È guerra di posizione, tuttavia non passa giorno che non si registrino episodi cruenti. Mentre continua regolarmente l'addestramento delle truppe, il nostro comando inizia i preparativi per un'offensiva limitata sugli altipiani di Asiago. Tutti infatti sono decisi a rimandare l'attacco finale alla primavera del 1919. Frattanto, per conoscere i movimenti del nemico, vengono inviati in territorio occupato dei nostri soldati incaricati di raccogliere informazioni. Si tratta quasi sempre di volontari veneti che, essendo pratici della zona, possono agire senza restare sospetti. Ricorderò Casagrande, ricorderò De Carlo ed altri 4-5 combattenti che vissero tra il loro popolo, perché loro erano di lì, erano della zona al di là del Piave. Si camuffarono molto bene, non furono mai scoperti, furono poi premiati per il loro valore. È doveroso ricordare i nostri eroici aviatori che furono paracadutati nelle linee nemiche: Alessandro Tandurra, i fratelli De Carli, l'uno tenente, l'altro caporale dei bersaglieri, i quali mediante piccioni viaggiatori riuscirono a mandare al nostro servizio preziose informazioni. Ci si è dovuto servire dei piccioni viaggiatori, i quali venivano portati in certe ceste a spalle dai nostri soldati sulla linea che si determinava al di là del Piave, e loro se ne ritornavano regolarmente con le loro notizie in quel classico tubettino d'alluminio legato alla zampetta alla finestra del comando del generale dell'armata. Fronte occidentale, 15 luglio 1918. Il maresciallo tedesco Ludendorff scatena la sua ultima disperata offensiva sul fronte francese. Ma questa volta gli alleati resistono bene all'attacco, facendo uso per la prima volta dei carri armati. Nella violenta battaglia sono fortemente impegnati anche gli uomini del secondo corpo d'armata italiano. Al corpo d'armata italiano avevano dato uno dei posti più delicati della fronte che sarebbe stata attaccata dai tedeschi. Cioè la porta era la porta della cosiddetta dell'Ardre, sul fiume Ardre. Sfondando, secondo i progetti tedeschi, sul fronte italiano, come al solito si attacca dove le congiunzioni sono più delicate, cioè tra truppe di un esercito e truppe di un esercito di un altro stato. La porta dell'Ardre era quella che, sfondata dai tedeschi, secondo il loro programma, avrebbe potuto portare i tedeschi stessi la stessa notte, lo stesso giorno del 15 sino a Epernay, cioè nel centro della Champagne. Il bombardamento di contropreparazione è stato iniziato dall'artiglieria italiana, francese, a circa le 11.30 del 14. Avevamo bevuto la tradizionale, diciamo, bottiglia di champagne per festeggiare anche noi in linea la festa nazionale francese. I tedeschi hanno attaccato e cominciato il loro fuoco di sbarramento e di distruzione a circa 0.30 del 15 luglio. È stato un bombardamento veramente terribile. Il
Tuttavia, malgrado la rabbiosa resistenza, i tedeschi riescono a sfondare in vari punti. Le avanguardie germaniche varcano la Marna e puntano decisamente su Parigi. I tedeschi non sono mai stati così vicini alla capitale francese. Il maresciallo Ludendorff è così sicuro della vittoria che trasferisce il suo comando a Mons per preparare l'attacco finale fissato per il 20 luglio. Ma improvvisamente la situazione si capovolge. Gli alleati hanno sferrato un violento contrattacco sul fianco sinistro, minacciando di prendere alle spalle le avanguardie nemiche. Ludendorff vede così svanire il suo ultimo sogno di vittoria. Egli è costretto a ordinare il riattraversamento della Marna per evitare che le sue truppe finiscano imbottigliate. A questo punto i comandanti alleati decidono che è giunto il momento di togliere al nemico l'iniziativa della guerra. L'offensiva ha inizio l'8 agosto. Ed è una giornata nera per l'esercito tedesco. Appoggiati da 486 carri armati, gli anglo-francesi avanzano per molti chilometri. Ai primi di settembre, tuttavia, i tedeschi riescono a fermare l'avanzata alleata, attestandosi su una linea difensiva ancora intatta. Le loro perdite materiali non sono gravi, ma gli alleati hanno ottenuto ugualmente una grande vittoria sul piano psicologico. Il risultato dell'offensiva distrugge definitivamente la fede nella vittoria che ancora animava i soldati tedeschi. Ora anche Ludendorff è d'accordo sul fatto che occorre trovare il modo di finire la guerra. Tuttavia è certo di poter reggere fino alla primavera del 1919. Gli alleati la pensano come lui. Il maresciallo Foch ritiene infatti che la stagione è troppo avanzata per lanciare l'offensiva finale. Invece, all'insaputa di tutti, il momento decisivo è ormai giunto. La soluzione giunge inaspettata da est, dalla Bulgaria, una potenza alleata dell'Austria e della Germania. Il 15 settembre, il corpo di spedizione alleato nei Balcani, di cui fa parte anche la 35esima divisione italiana, sfonda il fronte bulgaro da Monastir al lago di Doiran. Pochi giorni dopo, il 29 settembre, la Bulgaria è costretta alla resa. L'esercito alleato ora potrebbe puntare verso il centro dell'Europa, ossia al cuore del nemico. Intanto, sul fronte diplomatico si registrano delle novità. Gli avvenimenti di Bulgaria e il progressivo indebolimento delle forze imperiali inducono il governo austriaco a cercare una pace di compromesso. Le speranze di Vienna sono puntate su Wilson, il presidente americano, al quale il governo austriaco si rivolge il 4 ottobre. Ma Wilson ha già riassunto chiaramente nei suoi famosi 14 punti quella che potrebbe essere la base di una eventuale trattativa. Il 18 ottobre, infatti, il presidente americano risponde a Vienna che l'Austria potrà sopravvivere solo se concederà l'indipendenza alle nazioni soggette all'impero. Le trattative, quindi, non hanno successo e la situazione interna dell'Austria si aggrava. Anche i soldati cominciano a rendersi conto che l'impero secolare sta traballando, come ricordano questi ex combattenti. Ich muss sagen, mir ist es im Jahr 1916 schon immer so geheuer vorgekommen. Io devo dire che già da qualche tempo le cose mi sembravano un po' strane. Avevamo troppi nemici da tutte le parti. E poi c'erano i boemi, i cechi, gli ungheresi e i croati, che in gran parte non volevano più combattere e volevano essere indipendenti. Naturalmente noi si sperava ancora nella vittoria, però in un certo senso, beh, è meglio lasciar perdere. Da haben wir keine Ahnung gehabt. Er hätte sollen 16 Jahre fertig werden wie der Kaiser Franz Josef gestorben. Di queste cose non eravamo molto informati, ma per me la guerra avrebbe dovuto finire con la morte di Francesco Giuseppe. Comunque ero troppo giovane per giudicare. Noi Kaiser Jäger ci rendevamo conto che le cose non potevano andare avanti in quel modo. Al fronte non si mangiava che della verdura secca, che noi chiamavamo rete metallica, tanto era cattiva. Insomma, si mangiava poco e quando lo stomaco si ferma non si può combattere bene. La risposta di Wilson ha incoraggiato le speranze dei popoli oppressi.
Le nazionalità soggette all'Austria comprendono anche che potranno evitare il peso e la responsabilità della sconfitta solo trasformandosi in stati indipendenti. Questa aspirazione è subito incoraggiata dagli alleati anglo-francesi e a Parigi viene pubblicata una dichiarazione collettiva a favore dell'indipendenza della Polonia, della Cecoslovacchia e della Jugoslavia. Purtroppo questa importante decisione trova il governo italiano reticente. Pressato dalla stampa nazionalista, il nostro governo, che pure alcuni mesi prima aveva ospitato a Roma il convegno delle nazionalità oppresse, assume un atteggiamento ambiguo. I nazionalisti estremisti, infatti, non vogliono rinunciare alle conquiste e alla rivendicazione di territori non abitati da italiani. E pochi danno ascolto agli interventisti democratici che consigliano di ridurre le pretese territoriali stabilite dal patto di Londra per sviluppare invece un'azione lungimirante destinata a mettere l'Italia alla testa dei popoli oppressi dall'Austria. Accade così che Inghilterra e Francia, già pensando al dopoguerra, riescono a guadagnarsi nel centro Europa quella posizione di prestigio che l'Italia si lascia invece sfuggire. Intanto, con lo sfondamento in Bulgaria e la minaccia di un'operazione a tenaglia contro gli imperi centrali, giunge finalmente l'occasione che il nostro comando supremo aspettava. Il generale Diaz aveva atteso questo momento per tutta l'estate, sopportando le critiche di quanti volevano spingerlo ad anticipare l'azione risolutiva. Queste critiche si erano fatte sempre più aperte col passare delle settimane. Esse provenivano particolarmente dagli ambienti politici dove si temeva che la fine della guerra ci sorprendesse col nemico ancora in casa. In realtà, l'esercito austriaco, anche se era stato battuto sul Piave, conservava la sua potenza. E Vienna non aveva trascurato di rafforzarlo, conscia che soltanto sull'esercito si basava la sopravvivenza dell'impero. Diaz, invece, si trovava al comando di un esercito che, a differenza di tutti gli altri, non disponeva più della classe del 1899. Questa classe, già ridotta nel numero, era sotto le armi da circa un anno. Diaz ora esitava a impiegare gli adolescenti del 1900. Il nostro comandante supremo era quindi del parere che se si voleva che gli italiani avanzassero, era necessario potenziare la collaborazione alleata già in atto. Ma gli americani, gli unici ancora in grado di attingere a una riserva fresca di uomini, sono tutti impegnati in Francia. Sul nostro fronte esiste solo la presenza simbolica di un reggimento. Agli inizi di ottobre, però, lo sfondamento del fronte bulgaro e i tentativi di Vienna per giungere a una pace di compromesso inducono il nostro comando supremo ad affrettare i preparativi anche senza la collaborazione americana. In attesa di scatenare l'offensiva, vengono effettuati alcuni colpi di mano per ingannare il nemico. Era necessario usare uno stratagemma per far credere agli austriaci che noi avremmo attaccato non sul Piave, ma sul Grappa. E allora il comando supremo ordinò ai nostri reparti di assalto, della divisione d'assalto, di fare un'azione dimostrativa sul Grappa per dimostrare appunto che stavamo iniziando la grande offensiva temuta dagli austriaci precisamente dal Monte Grappa. E allora con il mio reparto, il sesto reparto d'assalto, iniziammo l'assalto alle posizioni nemiche verso quota 1443, a nord del Roccolo e di Catassonne. Con soli tre uomini riuscii a conquistare quota 1443. La reazione degli austriaci fu enorme, perché appunto credevano che stessimo per iniziare la grande offensiva temuta. E in una sola notte dovemmo respingere ben 11 contrattacchi. Intanto, un piano offensivo già predisposto dall'ottava armata del generale Caviglia viene ampliato dal comando supremo e trasformato nel progetto di una vera e propria offensiva finale. Questo piano assume il nome di Vittorio Veneto, perché prevede appunto un grande attacco dell'ottava armata dalla zona del Montello in direzione di Vittorio Veneto, centro nevralgico della difesa nemica.
Questa cittadina, infatti, per la sua posizione strategica, rappresenta il punto di congiungimento delle truppe austriache della montagna con quelle della pianura. Il progetto offensivo prevede inoltre l'avanzata della 12ª armata verso Feltre per aggirare le truppe austriache del Grappa e l'avanzata della 10ª armata verso il fiume Livenza per occupare Porto Buffole e Sacile. Le notizie che giungono da ogni parte consigliano intanto di stringere i tempi. Oltre la dura scorza rappresentata dall'esercito, l'impero asburgico sta sfasciandosi. La fame, i disordini, gli scioperi rendono sempre più difficile la sua stabilità. Vienna sta dunque cercando ogni via d'uscita diplomatica per evitare uno scontro militare con gli italiani. Intanto, sul fronte francese, gli alleati hanno scatenato una grande offensiva, alla quale partecipa anche il secondo corpo d'armata italiano. Il secondo corpo d'armata ha avuto una parte importante nella battaglia dell'Aisne, cioè la battaglia che si può chiamare del Cammino delle Signore, le Chemin des Dames. In quella battaglia noi abbiamo conquistato su questo altipiano una quantità di posizioni, avendo delle perdite notevoli, soprattutto dovute al gas iprite. Gli alleati, che fino a poco tempo prima avevano insistito affinché Diaz scatenasse un'offensiva in direzione di Asiago, ora sono meno propensi ad incoraggiare la nostra azione. Preferirebbero infatti risolvere il conflitto in Francia. A Roma, però, il governo avverte il pericolo. Meglio la sconfitta che l'inazione, incita Orlando, sollecitato da tutti coloro che vedono con timore approssimarsi la fine della guerra con il nemico ancora accampato nelle nostre regioni. Il Comando Supremo accoglie le insistenze degli uomini politici e fissa la data dell'offensiva. In 15 giorni viene concentrata nel settore scelto per l'attacco una massa di 21 divisioni, 1600 cannoni e 500 bombarde. Il 10 ottobre tutto è pronto. L'attacco è previsto per il giorno 16. Ma piove da molti giorni. Il 16 ottobre il Piave è in piena. Le sue acque sono salite paurosamente. È la piena più alta registrata da molti anni ed è giunta in anticipo sulla stagione. La situazione idrica del fiume induce il Comando Supremo a rinviare ulteriormente l'offensiva. A questo punto, il capo del governo, onorevole Orlando, si precipita al fronte per rompere gli indugi di Diaz. Il loro contrasto culmina in un episodio rimasto fino ad oggi quasi sconosciuto. Lo rivela il cavaliere Riccardo Traverso, che fu per 7 anni attendente di Diaz. Una cosa che pochi l'hanno saputa, perché è stata molto segreta. Pochi giorni prima, qualche giorno prima di fare l'azione definitiva, si è saputo che il governo di Roma, allora Orlando, aveva assicurato Diaz nominando Giardino capo di Stato Maggiore. Siluro è arrivato a Sua Maestà ha telegrafato immediatamente a Roma che Orlando si recasse sul Piave per vedere che non era possibile fare l'azione in quanto che il Piave in quei giorni rigurgitava perché aveva piovuto moltissimo. La cosa fu tanto segreta che io me ne accorsi dalla signora che in quei giorni era venuta al Comando Supremo e mentre Diaz riposava col suo solito riposino che faceva nel pomeriggio, la signora piangeva. Allora disse, signora, qua c'è qualche cosa che non va, si può sapere che cosa succede? La signora ridendo mi disse, beh, a voi non si può nascondere niente. Comunque sappiate che quell'uomo che è là che dorme è stato assilurato. Lo vedete con che tranquillità. Io non le dico che cosa ho provato in quel momento. Comunque alle 3:30 lui è uscito, è andato al suo ufficio. So che alla mattina col diretto di Roma è arrivato il ministro Orlando, Sonino mi pare, e qualche altro, non ricordo se Barzilai o qualche altro, e hanno visto effettivamente che la ragione era di Diaz. Rinviata dunque l'offensiva di almeno una settimana,
Il Comando Supremo Italiano decide di ampliare ulteriormente il piano di operazione, fino a comprendere il massiccio del Grappa, dove si trova la quarta armata del generale Giardino. Viene anzi stabilito che sarà proprio questa armata ad attaccare per prima, col compito di raggiungere Primolano e Feltre, e con lo scopo di distogliere l'attenzione del nemico dal Medio Piave, dove sarà sferrato l'attacco principale. Quindi, in soli 3 giorni, si procede un po' frettolosamente a rafforzare l'armata del Grappa con altre 3 divisioni e 400 bocche da fuoco. Alla vigilia di questa battaglia, le forze italiane contano complessivamente, coi contingenti francesi britannici, il reggimento americano e la legione cecoslovacca, 57 divisioni. Gli austriaci disponevano di 63 divisioni, divise in 2 gruppi d'armate, quello del maresciallo Borevich e quello dell'arciduca Giuseppe. Alle 3 del mattino del 24 ottobre, il rombo delle artiglierie italiane segna l'inizio della grande offensiva. È trascorso esattamente 1 anno dall'inizio dell'attacco austriaco che avrebbe provocato la rotta di Caporetto. Il ricordo di questa data è nella memoria di tutti i combattenti. La giornata è invernale, piove, fa freddo e c'è molta nebbia. Le fanterie della Quarta Armata partono all'assalto lungo il massiccio del Grappa. Sono le 7 del mattino. La reazione nemica non si fa attendere ed è terribile. Gli austriaci si battono bene. Gli ottimisti che prevedevano un facile sfondamento sono smentiti dai fatti. Le truppe del barcollante impero asburgico sembrano avere ritrovato l'antica animosità contro il secolare nemico. Ancora una volta il Grappa è teatro di lotte furiose. Le principali cime, l'Asolone, il Pertica, il Solarol, il Valderoa, vengono conquistati, perduti, riconquistati, in un tragico succedersi di attacchi e contrattacchi che costa alla nostra quarta armata circa 5.000 caduti. Ma la resistenza austriaca sul Grappa non interrompe la nostra offensiva. Anzi, il sacrificio delle truppe della quarta armata, richiamando nella zona il maggior numero di riserve nemiche, alleggerisce notevolmente il compito delle armate impegnate nel Medio Piave. Quella sera stessa del 24 ottobre, la 10ª armata di Lord Cavan, composta di truppe italo-inglesi, e la 12ª armata del generale francese Graziani, composta di truppe italo-francesi, tentano di varcare il fiume. In un primo tempo, anche qui la situazione appare drammatica. La piena del fiume e il fuoco nemico travolgono i ponti di barche gettati dai pontieri, impedendo ogni tentativo. Ma alle grave di Papadopoli, dove il passaggio del fiume è meno arduo per la presenza di molti isolotti, alcuni reparti della 10ª armata riescono a raggiungere l'altra sponda. Ottobre 25. Sul Grappa la lotta continua con alterne vicende. Gli italiani riconquistano il Pertica e il Forcelletta, ma la resistenza nemica è sempre ostinata e la battaglia degenera in una lotta che rischia di diventare logoramento. Sul Medio Piave il Comando Supremo ordina di tentare nuovamente il passaggio del fiume. I soldati del genio compiono veri miracoli per gettare nuovi ponti e sostituire quelli travolti dal fiume, come ricorda il cavalier Rosolino Barbareschi. I pontieri sono stati veramente eroici nell'attacco al territorio nostro occupato dagli austriaci, gettando dei ponti di barche in condizioni anche sfavorevoli, sia per l'andamento di piena del Piave come per l'azione dell'artiglieria avversaria. I nostri pontieri sono stati decimati sia negli uomini come nelle attrezzature, tant'è che fu necessario far partire da Bologna, da Verona, treni completi predisposti tempestivamente, portanti attrezzature dalle barche fino ai guazzoli, remi, mezzi di passaggio, eccetera. E sono stati portati sul posto d'impiego sotto un bombardamento feroce che, ripeto, ha costato la vita a molti dei nostri pontieri.
26 ottobre. Sopra questi ponti traballanti passano i primi reparti dell'ottava armata, fra i quali la prima divisione d'assalto del corpo d'armata del generale Grazioli, che riescono a costituire una testa di ponte a Sernaglia. Quella stessa sera anche alcuni reparti della dodicesima armata varcano il Piave. Sei battaglioni italiani e tre francesi aprono una testa di ponte ai piedi del Cesen, mentre sull'ala destra gli anglo-italiani della decima armata superano le grave di Papadopoli e raggiungono Cimadolmo. Ostinati e silenziosi, i nostri fanti continuano reparto dopo reparto a varcare il fiume sotto l'intenso fuoco delle artiglierie nemiche. Ma il grosso delle nostre truppe resta ancora bloccato sulla riva destra del fiume. Malgrado questi successi marginali, la situazione è ancora molto delicata. Il tempo continua ad essere inclemente. L'artiglieria nemica e la corrente impetuosa del fiume continuano a distruggere quasi tutti i ponti costruiti. Questa situazione ostacola notevolmente il rifornimento della prima linea. I pochi reparti trincerati oltre il Piave restano spesso senza viveri e senza munizioni, mentre il grosso delle armate non riesce a passare. . 27 ottobre. Sul Grappa gli austriaci contrattaccano furiosamente. I conquistatori del Monte Pertica devono resistere a ben 8 assalti nemici. La tormentata cima è presa e riperduta più volte, ma alla fine della giornata resta saldamente in possesso degli italiani. . 28 ottobre. L'alba del nuovo giorno non porta sostanziali mutamenti. Sul Grappa le truppe sono allo stremo e gli uomini della dodicesima armata, che dovevano prendere il massiccio alle spalle, sono ancora lontani dall'obiettivo. Lungo il Piave la situazione si fa pesante. Tutti i tentativi del passaggio del fiume da parte dei reparti del centro dell'ottava armata sono falliti. E così l'attacco che avrebbe dovuto penetrare a Punta di Cuneo fra le linee nemiche è bloccato. Mentre invece le avanguardie della decima armata a valle e della sinistra dell'ottava armata a monte, superato il fiume, accennano a una minaccia di attacco a tenaglia al cuore della difesa nemica. A questo punto cambia per forza di cose la figura iniziale della battaglia, che doveva prendere la forma del cuneo, mentre invece assume quella di una falce di luna. A mezzogiorno del 28 la situazione delle nostre truppe permane ancora molto critica, ma il comando italiano decide di compiere lo sforzo finale. Un ordine del giorno del generale Caviglia viene letto a tutti i combattenti. Soldati, è venuto il momento di correre alla liberazione dei nostri fratelli abbandonati oltre il Piave. L'impero austro-ungarico si sta sfasciando. I popoli che lo componevano hanno decretato la sua fine e il presidente Wilson ha approvato la giusta condanna. A noi il compito di dare il colpo di grazia allo Stato austro-ungarico, battendo il suo esercito, ultimo sostegno su cui ancora si appoggia mentre sta per cadere. Nel primo pomeriggio del 28 ottobre il sole si affaccia finalmente fra le nubi. Sulle montagne cessa la pioggia e ciò fa prevedere una prossima diminuzione della piena del Piave. A questo punto il generale Caviglia dispone che il 18° corpo d'armata italiano attraversi il fiume sui ponti lanciati dalla decima armata alle grave di Papadopoli. L'operazione ha successo. Le nostre truppe possono ora occupare la riva nemica e favorire il passaggio del grosso dell'ottava armata. Lo sforzo decisivo è compiuto. Durante la notte, i nostri soldati si lanciano all'inseguimento del nemico. La linea di difesa nemica, che ancora poche ore prima sembrava solidissima, va in frantumi. Questa volta, per gli austriaci, non si tratta soltanto di una sconfitta militare. La loro non è una ritirata, è la fine dell'impero. Dietro le prime linee, infatti, tutti gli elementi di disgregazione che erano da mesi in incubazione esplodono clamorosamente. Ich war dort in der Kreisentenheim in Innsbruck.
buono punto militare. Quando accadde tutto questo, io ero a Innsbruck. Ricordo che nelle retrovie scoppiò un tal pandemonio, una tale confusione che nessuno capiva più nulla. Per noi era proprio la fine. In Wien, als Wilhelmsdienst ohne Waffe. Io ero a Vienna perché ero invalido di guerra. Ricordo che in quei giorni si parlava molto dei 14 punti di Wilson e del diritto di autodecisione dei popoli. Così i soldati, a un certo punto, decisero di deporre le armi. Vogliamo la pace, dicevano. Il diritto di autodecisione è giusto. Tutti volevano tornare alle loro case. Da questo momento ha inizio per il nostro esercito l'esaltante avanzata attraverso le terre liberate. I villaggi e le città sono in festa, pavesati di bandiere tricolori. La gente piange e abbraccia i liberatori. Il primo novembre il Comando Supremo ordina quindi a tutto l'esercito, dallo Stelvio al mare, di mettersi in movimento. È assolutamente necessario spingersi il più avanti possibile verso i confini dell'Austria. Quella stessa notte anche la Marina italiana infligge il suo ultimo colpo al nemico. L'episodio si svolge nel cuore della più munita base nemica. Il maggiore del genio navale Rossetti e il tenente medico Paolucci riescono a penetrare con un piccolo mezzo d'assalto nel porto di Pola e affondano la corazzata Viribus Unitis. Tranne alcuni reparti, l'esercito austriaco è ormai una folla di uomini che ha un solo desiderio: lasciare queste terre che non sono loro, lasciare dietro di sé per sempre i disagi e le sofferenze di una guerra sanguinosa. E per molti di loro, jugoslavi, cechi, polacchi, rumeni, ungheresi, c'è ora una nuova patria da costruire. Le nostre truppe entrano a Rovereto. Il giorno 3 raggiungono Trieste. Lo stesso giorno Trento è liberata. Della notte, e la notte abbiamo fatto le bandiere perché ce n'era una nascosta nel soffitto sotto il tetto, ma quella si era tutta rovinata, non si poteva esporre. E allora la notte l'abbiamo fatta. La mattina, tutta la mattina, attesa. Poi finalmente gridano, arrivano. Io ben si intende, non avevo ancora terminate le due coccarde, quella per il mio papà e per me. Termino quelle e poi vengono due o tre delle mie amiche e gridano, andiamo incontro. I cavalieri erano già entrati, ma io non li avevo visti. Allora siamo partite. Tutte assieme abbiamo fatto la strada per andare a Mattarello. Ben si intende, non c'era lo stradone che era adesso, era una strada stretta e ghiaiosa, e alle parti c'erano gli alberi e c'erano purtroppo tutti i resti di guerra che c'erano. Arrivate che siamo quasi a Mattarello, incontriamo i reparti a piedi. Allora grida, gioia, baci, abbracci, insomma, non, dalle grida e dalla gioia non si sapeva neanche più se eravamo neanche capaci di parlare. La signora Rigotti conserva ancora una lettera lasciatale da un soldato italiano. Trento, 5 novembre 1918. Alla signorina Adriana Rigotti. Le parole volano e gli scritti restano, ed è perciò che io mi permetto tracciare su questo bianco foglio il mio patriottico, affettuoso saluto e ricordo per lei, signorina. Il di lei sorriso di vittoria e di pace, rimase impresso a caratteri d'oro nel cuore di noi arditi. E per tutti l'attesto io che scrivo, onorato di poterla ricordare sempre libera e felice. Caporalmaggiore Chiantelassa Battista, 29esimo reparto d'assalto, seconda compagnia, zona guerra. Avevamo chiesto al tenente se per gentilezza ne diamo un ragazzo, soldato insomma. Dice, ma cosa volete fare? Ci fa un piacere, vogliamo portarlo giù al nostro borgo, perché sa, per essere sicuri di dirgli realmente che siete arrivati.
Veglia 12 c'è questo ragazzo, ma un quarto d'ora solo. E difatti noi abbiamo preso a braccio questo ragazzo, siamo corsi giù per le scalette in Borgo Pra, tutti lo intrusiarono, tutti lo baciavano, tutti entusiasti, che questo si chiamava. Antonio Pazzi, della classe del 99, era da Forlì. E lui dice, cari mie signorine, dice, io se vivessi 100 anni, dice, questo giorno non lo posso più dimenticare, da tanta festa, da quanto orgoglio, da quanto entusiasmo ho avuto lei, no? Il mio ritorno a Trento, quello che mi ha colpito, oltre il piacere di pensare alla guerra finita, alla guerra, la vittoria, è stato un fatterello che ci ha fatto un po' sorridere tutti. Siamo arrivati davanti al municipio di Trento e c'era un gruppetto di giovanotti, i quali per festeggiare l'avvenimento cantavano Tripoli Bersuol d'amore. E poveretti, erano rimasti tagliati fuori dalle canzoni di guerra del 15-18 e si ricordavano unicamente quelle di prima della guerra, della nostra guerra di Libia, insomma. Malgrado la gioia per l'arrivo degli italiani, la situazione a Trento, come nelle altre città liberate, era molto critica. Oh, la popolazione era ben mal ridotta perché la massima parte della popolazione era stata mandata al confino nell'interno dell'Austria e quindi chi c'era a Trento erano ben poche persone che potessero darci un'impressione, insomma, di una festosità generale, ecco. Poi c'era talmente tante prigionieri, soldati austriaci che gironzolavano per la città perché ancora non erano inquadrati per poterli mandare ai campi di concentramento e così, insomma, era una cosa, un fatto di guerra dove il fatto della vittoria passava quasi in secondo piano. Pochi giorni prima, quando già era avvenuto lo sfondamento della linea di difesa, il comando austriaco aveva inviato dei propri rappresentanti a chiedere l'armistizio agli italiani. Il cavaliere Attilio Marinatto, di Udine, fu uno dei soldati che per primi accolsero il drappello austriaco sul terrapieno della ferrovia di Serravalle, in Val Lagarina. Guardi, la mattina presto del 28-29 ottobre 1918 è dato l'allarme, si è sentito un allarme, hanno cominciato tutti a correre verso le trincee per vedere cosa c'era. E si è visto sulla linea ferroviaria Trento, alla Trento, Verona, Trento, che veniva giù un gruppetto di soldati con una bandiera bianca e con squilli di tromba, incessanti squilli di tromba. Durante questo momento, i nostri non sapevano di cosa si trattava, e qualcuno ha sparato. Si vede che una pallottola ha preso il trombettiere in una coscia e è stato ferito, insomma. Allora il capitano, che era un capitano, mi sembra, austriaco, protestava per questo fatto, perché dice: sono venuto avanti con la bandiera bianca e voi, insomma, avete fatto questo lavoro. Allora i nostri portaferiti sono saltati fuori con una barella, caricato su una barella, portato nelle nostre linee e fu medicato, così alla buona, e poi è stato mandato al posto di campo, il posto di medicamento. Prima hanno sentito cosa volevano e hanno capito che loro volevano andare a qualche comando per chiedere l'armistizio, per chiedere di finirla, insomma, una buona volta. E il suo ufficiale è stato bendato e portato nelle nostre linee, mentre gli altri soldati, quelli che erano rimasti, sono stati rimandati sulle loro linee. Dei nostri ufficiali hanno preso e li hanno portati giù al comando, come dicevo prima, a Pieri, mi sembra, Pieri, che era un comando di divisione, credo. Sono stati portati là e là hanno cominciato le prime approcci per l'armistizio.
e poi questo ufficiale è stato rimandato dopo che hanno preso i loro accordi, che io non so cosa avevano detto, e è ritornato nelle sue linee. Nella sera invece sono capitati altri ufficiali di quei gradi superiori e sono andati attraverso i nostri camminamenti e sono stati accompagnati al comando, credo, superiore. Sono le ore 18 del 3 novembre 1918. Il comando italiano ha deciso di accettare la richiesta di armistizio avanzata dall'Austria. La cerimonia della firma di questo documento si svolse qui, a Villa Giusti, presso Padova. La delegazione italiana è guidata dal generale Pietro Badoglio, quella austriaca dal generale Weber. Gli austriaci sono in alta uniforme, gli italiani indossano l'usuale divisa da campagna. Badoglio si è fatto accompagnare dal capitano Trenner, un volontario trentino che parla bene il tedesco. Al momento delle presentazioni, Badoglio fa comunicare agli ufficiali austriaci che il capitano Trenner è cognato di Cesare Battisti. Impassibile, il generale Weber risponde: «Questo nome ci è noto». Il documento che pone fine a una guerra durata 41 mesi e che ci è costata 650.000 morti al fronte e negli ospedali viene firmato alle ore 18.40, ma entrerà in vigore alle ore 15 del giorno seguente, 4 novembre. Pertanto, nella mattinata del 4 novembre, il fuoco della guerra ancora divampa in alcune zone. L'ultimo reparto ad essere impegnato è il 4 squadrone di Aquila, incaricato di travolgere una postazione di mitragliatrici austriaca annidata in località Paradiso, poco oltre il fiume Stella, all'estrema linea dell'ultimo fronte. Sono le 14.45 del 4 novembre 1918. Fra 15 minuti entrerà in vigore l'armistizio firmato ieri a Villa Giusti. Il capitano dello squadrone ordina la carica. I cavalleggeri partono all'attacco sotto il crepitio delle mitragliatrici. È un attacco disperato. Quasi tutti i cavalli rotolano sotto il fuoco nemico, trascinando nella caduta i cavalieri. Soltanto una decina giungono fin sotto le linee austriache. Ma pochi sono risparmiati. Sono le 14.55. La battaglia è finita. Il nostro squadrone è decimato. 5 minuti dopo, i superstiti scorgono un aereo italiano che sorvola il tagliamento con un tricolore appeso alla coda. Una sirena lontana urla a lungo. Le trombe italiane e austriache suonano la adunata. È la pace. Ma la Germania non si è ancora arresa. Il suo esercito combatte ancora in territorio francese. Diaz può quindi telegrafare al comandante alleato, generale Foch, che le nostre truppe sono pronte per sferrare un attacco offensivo contro i confini meridionali della Germania. I reparti alpini sono infatti già in marcia attraverso il Tirolo. Un episodio poco noto è l'occupazione di Innsbruck, come ricorda il cavaliere Umberto Sancandi. Ricordo a quel tempo che noi, a tutti i viaggi che abbiamo fatto dall'Adamello a Innsbruck, tutti ci guardavano con un occhio cattivo. E noi eravamo fieri di aver appartenuto a un esercito che ha avuto la vittoria. Durante questa avanzata noi l'abbiamo fatta in camion, fino là dentro, perché in 2 giorni siamo partiti sul cima dell'Adamello, sul Mondron, e siamo andati fino a Innsbruck. La minaccia dell'apertura di un secondo fronte ha naturalmente il suo peso nelle decisioni del comando tedesco, già scosso dalla violenta offensiva in corso sul fronte francese. 7 giorni dopo, l'11 novembre, anche la Germania chiede la resa. La battaglia di Vittorio Veneto, come prima quella del Piave, ha dunque avuto delle conseguenze importanti, anche al di là del fronte italiano, per accelerare la fine della guerra. Il comandante tedesco, maresciallo Ludendorff, ha scritto: «A Vittorio Veneto l'Austria non ha perduto una battaglia, ma ha perduto la guerra.
ha perduto se stessa e ha trascinato nella rovina anche la Germania. Senza la battaglia distruttrice di Vittorio Veneto, noi avremmo potuto continuare la resistenza disperata per tutto l'inverno. Ci sarebbe stato possibile sanare le nostre piaghe e avremmo potuto ottenere una pace meno dura, perché anche gli alleati erano ormai troppo stanchi di questa guerra. In realtà, l'Italia conquistò la vittoria insieme a tutti i suoi alleati, ma determinando il crollo dell'impero austro-ungarico, anticipò di almeno 6 mesi la fine di una tragica guerra che aveva stremato l'Europa. Ma ora la guerra è veramente finita. A Trieste, le campane di San Giusto suonano a festa per la liberazione e per la pace finalmente raggiunte. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni. Con ardore, oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare.